Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. È da tanto tempo che non ci vediamo, in quanto, come ben sapete, sono successe parecchie cose in questi ultimi mesi e diciamo in seguito a questa serie di eventi ho deciso di non postare più video, insomma, un po' per rispetto di tutti quelli che hanno chiuso l'attività, eccetera, eccetera. Oggi non voglio soffermarmi troppo sull'argomento, in quanto non mi compete. Ok. E quindi niente ragazzi, sono tornato, ho deciso di tornare in quanto hanno riaperto una serie di attività e ho deciso quindi di riattivarmi anche io. Molti di voi in questo periodo mi hanno chiesto consigli, ho sempre risposto a tutti, sono sempre stato super disponibile su Instagram e su Facebook, quindi se avete dubbi, domande, cose, non esitate a scrivermi, vi lascio in descrizione come al solito i link ai miei social. E quindi niente ragazzi, oggi andrò da Claudio, che non vedo da veramente tanto tempo, ragazzo della Card Italy con cui sono in contatto per le vernici rimovibili da oramai 3 anni. E quindi niente, abbiamo deciso di fare un lavoretto sulla macchina. In questo periodo ho messo i cerchi da 18, che adesso sotto li sto ancora testando perché li ho messi sabato e sono veramente fantastici. Sono grigi opaco, li vedrete tra un po'. E non mi soffermo sulle sensazioni di guida perché non è il video adatto. E quindi niente. In seguito, in passato, ho messo anche le pinze da 305 che sono grigie, e quindi niente, abbiamo deciso di rivoluzionare un po' la macchina, riguardando un po' qualche dettaglio, e andremo a fare quindi una verniciatura pinze con la sua vernice, che è adatta anche per le alte temperature. Poi magari per qualche specifica sentiremo Claudio. E oltre questo farò un dettaglio sul paraurti anteriore. Quindi ragazzi, che dire, intanto lasciate nei commenti per esempio i lavori che avete fatto in questo periodo, perché so che molti di voi hanno lavorato sulla propria macchina. E quindi niente, magari nei commenti fatemi sapere che modifiche avete fatto in questi mesi di blocco totale. Ok ragazzi, finalmente ho ritirato la macchina. Come potete vedere, le pinze sono gialle e anche i baffi davanti. Magari prossimamente andrò a riportare anche qualche ritocco di giallo nella parte posteriore della macchina. Ovviamente anche le pinze posteriori sono state fatte gialle. Stavo pensando di fare in giallo il bordino qui sotto del paraurti, non so, magari una cosa sottile, non troppo chiara, così non è troppo visibile, ma si maschera comunque abbastanza bene. E quindi niente ragazzi, purtroppo non ho potuto farvi vedere le varie fasi di preparazione e verniciatura, in quanto comunque secondo le normative del Covid non potevo stare dentro la carrozzeria a cincischiare con gli operatori, quindi ho dovuto lasciare la macchina e basta. E comunque sia, vi faccio vedere per bene le pinze, sono venute una bomba. Ecco, ovviamente l'ombra del sole. Ecco qua, con tanto di scritta Alfa Romeo. Devo dire che oramai la macchina ce l'ho con le pinze verniciate da circa 2 settimane e ho sforzato i freni, quindi l'ho portati a temperatura elevata. Questi sono i baffi anteriori, che poi a seconda della luce si schiariscono e si scuriscono. Vi faccio vedere anche queste all'ombra, sono veramente bellissime perché uno si vedono molto, e comunque 305 sono veramente apprezzabili. Quelle dietro fanno un po' schifo, gialle. Nel senso, perché sono piccole e sono orribili, non perché il colore è brutto. E veramente sono strasoddisfatto del risultato. Unica pecca è che mi stavo per perdere i cerchi della macchina, in quanto il carrozziere non me li ha
abitati. Ragion per cui non ho fatto il video nella sua carrozzeria. E, diciamo, ci sono rimasto male perché ero uscito con degli amici e mi sono accorto che la macchina sbarellava, cioè mi sentivo veramente un rumore bruttissimo dalla ruota anteriore sinistra. E mi sono fermato con gli amici miei, tutti appassionati di macchine, ad analizzare il problema e le viti di tutti i cerchi erano lente, erano appena avvitate. E in particolare quelle di questo cerchio, mi sono perso due bulloni. Infatti qui, come potete vedere, ho un bullone antifurto. Un bullone antifurto che ho messo su tutti i cerchi. Ne ho approfittato perché appunto me ne sono persi due e quindi non sapevo come rimediarli. Ho detto vabbè, compriamoci i bulloni antifurto originali dell'Alfa Romeo. Li ho comprati tramite lineaoriginale.it. Prossimamente uscirà il video di unboxing dei bulloni più un'altra chicca riguardo la macchina, che questo video penso lo farò uscire subito dopo questo. E quindi niente ragazzi, spero che questo nuovo look vi piaccia e in ogni caso scrivetemi un commento, mettete un bel mi piace. Per questo video è tutto, Mitch Tuning vi saluta.